Oggi è venerdì e ci troviamo nuovamente nelle cucine dell'Istituto Berti, nella sede di Verona. Ricordiamo anche le altre due sedi nella nostra provincia, Caldiero e Soave, per una formazione nel settore della ristorazione che va davvero dalla A alla Z. E quindi concludiamo insieme la settimana con un dolce della tradizione, un fogassin preparato dal professor Bartolucci, affiancato da Emily e Giosuè. Vediamo insieme la ricetta. Bene. Oggi è venerdì e vogliamo presentare un dolce della tradizione del territorio che è il fugassin, ma un fugassin rivisitato che il Berti ha voluto reinterpretare. Quindi partiamo con la massa grassa, burro, ammorbidito al microonde. Versiamo dello zucchero e cominciamo a montare la massa. Prego, Emily. Nel frattempo versiamo le uova, una alla volta. Prego Gioele. Ho sbagliato, Giosuè. E creiamo una crema montata, burro, uova e zucchero. È il momento delle polveri, quindi la farina di tipo 00 frumento, del cacao amaro in polvere e del lievito vanigliato con vaniglia. Queste polveri, mescolate accuratamente, vengono poi versate nella nostra montata di burro, uova e zucchero. E si continua a montare. Ultimata la montatura e la massa bella spumosa, inseriamo il cioccolato fondente al 70% di burro di cacao. Prego, Emily. Non si deve più mescolare o montare, ma semplicemente inglobare il nostro cioccolato fondente. La massa è pronta e quindi il nostro fugassin si sta creando. Ovviamente uno stampo ad anello, come nella tradizione veneta, imburrato scrupolosamente, e andiamo a versare il nostro impasto in questo modo. Giriamo. È il momento della cottura del nostro fugassin. Prego, Emily. 160 gradi il forno, quindi una temperatura media, per 35 minuti. Usiamo un forno a convezione, quindi con ventilazione diretta. Il nostro fugassin è pronto col cioccolato fondente. Abbiamo voluto presentarlo in una chiave moderna, e proprio per dimostrare ai ragazzi lo sviluppo della pasticceria moderna, e abbiamo preparato una glassa a specchio al cioccolato che andiamo a versare a 28 gradi sopra il nostro dolce. Questo ci permette di lucidarlo e dare un valore aggiunto di sapore. Poi andiamo sempre a sfruttare le nostre mandorle tostate per chiudere con un leggero strato croccante. E voilà, il nostro dolce del venerdì è pronto in tavola. Quando si dice dulcis in fundo, davvero golosissimo questo dolce a base di cioccolato. Non ci resta che assaggiarlo. Grazie davvero al professor Bartolucci, ad Emily e a Giosuè per essere stati con noi questa settimana e anche a tutti voi per averci seguito. Ci vediamo alla prossima dall'Istituto Berti.